La campagna per la difesa civile non armata e non violenta è una campagna che è stata attivata quest'anno, nel 2014, all'interno di un'iniziativa che è l'Arena di Pace e Disarmo che si è tenuta a Verona e che ha raccolto i vari movimenti che in questo momento in Italia sono attivi da un punto di vista di analisi sugli armamenti, quindi tutta la rete Disarmo, gli enti che fanno capo alla CNES, la Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile, quindi che si occupano di servizio civile, e le realtà che come il tavolo Corpi Civili di Pace, le realtà non violente che in Italia si sono sempre battute per il riconoscimento di una difesa non armata e non violenta. In che cosa consiste? Consiste nella raccolta di 50.000 firme come legge di iniziativa popolare per arrivare alla costituzione di un Dipartimento per la difesa civile non armata e non violenta, che diventi sede logistica di una progettualità che porti alla costituzione di corpi civili di pace che possano intervenire in zone di conflitto, partendo anche dall'esperienza che adesso a livello di esperienza pilota partirà quest'anno grazie a un emendamento che è stato promulgato lo scorso anno, porti alla definizione di una serie di interventi che possano essere o contestuali o indipendenti dagli interventi militari in zone di conflitto. Quindi un'esperienza che non va vista come un ulteriore costo di sovrastruttura, ma come un'esperienza dove si possa incanalare una serie di competenze, una serie di progettualità, gli studi fatti finora per costruire effettivamente un'alternativa, visto che il nostro sistema legislativo non prevede solo una difesa armata, ma prevede anche una difesa non armata e non violenta. Questo avverrà se questo Dipartimento prenderà corpo e quindi questa legge passerà, avrà dei finanziamenti che verranno, si intende sottrarre alla difesa militare, ma che non saranno superiori ai 100 milioni di euro, e c'è una proposta di opzione fiscale, ovvero la possibilità che i cittadini direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi possano devolvere un 6 per mille alla difesa civile.